Buonasera, mi chiamo Audrey, sono barbiere, parrucchiera e tricologa. Stasera vorrei parlare di un argomento che mi tiene a cuore, si tratta della consultazione. Perché la consultazione? La consultazione perché paragono sempre la consultazione a un malato che va a aver fatto le visite. Di che cosa verrà operato? Sì, ora devo di nuovo paragonare la parrucchiera africana che sono alla parrucchiera italiana. La parrucchiera italiana si deve farsi lo shampoo, non ha bisogno di chiederti il consulto, ma quando poi deve fare la tintura, deve fare un consulto con te, nel senso che ti mette la tintura dietro qua per 24 ore per vedere se c'è un effetto. Ora, vuoi entrare a fare altre acconciature, delle acconciature di un altro continente. Ti serve una mappa. Ti serve una mappa sulla quale navigare e quella mappa è la consultazione. Ti serve qualcuno di preparato che ti possa dire cosa è bene per te, cosa fare e cosa non fare, perché non si può fare copia e incolla. Anche per la cucitura, non posso fare la stessa cucitura a te che ho fatto all'altro, no, perché ci sono delle cliente che hanno delle lunghe vertigini, ci sono delle cliente che hanno l'alopecia, l'eczema, la psoriasi, Hashimoto, che hanno il diabete, hanno la tiroide, hanno la depressione, hanno tante di queste problematiche che hanno un impatto sul follicolo. Quando poi ascolto la cliente, vado anche oltre. Chiedo alla cliente se va in palestra. Chiedo alla cliente quante volte fa lo shampoo a settimana, perché avendo tutte queste informazioni, cerco di dire alla cliente qual è il metodo adatto a lei. Qual è l'acconciatura? Anche aggiungendo che spesso chiedo alla cliente qual è il suo budget. Qual è il suo budget? Perché avendo il budget della cliente e sapendo più o meno qual è il metodo che lei potrebbe fare regolarmente ogni 2 mesi senza dover veramente stringersi e poter risparmiare i soldi ogni 2 mesi per rifare questo metodo. Facendo una buona consultazione, dico alla cliente: guarda, non spendere i soldi per il capello sintetico, perché il capello sintetico è come mettere i soldi in un secchio rotto. Perché sì, devi lavorare, fare i capelli, acconciare i tuoi capelli sempre con i capelli sintetici extension, è sempre un'uscita di soldi, non risparmi, ma sì, compri i capelli extension di buona qualità sono riutilizzabili.